Sono possibilista e mi auguro che nel primo Consiglio dei Ministri utile, che mi pare sia convocato per il 15 di giugno, si possa arrivare a questa modifica normativa, e credo che sarebbe una modifica di buon senso sul solco della scelta fatta per la regolamentazione dei seggi. Credo che ci voglia coerenza e buon senso. Credo che sia difficile sostenere che un ragazzo di 18 anni domenica si può recare al seggio per votare senza mascherina e una settimana dopo, per andare a dare l'esame di maturità, si debba mettere la mascherina. Siamo di fronte a una scelta politica e non di fronte a una scelta scientifica. Mi auguro e sono convinto che prevarrà il buon senso e si dia questa risposta ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Ma c'è già qualcosa di scritto che poi deve essere, diciamo, ratificato in Consiglio dei Ministri? Guardi, questo è un decreto molto semplice, una riga, poco più. E c'è già si tratta questa riga? Ma quella si scrive in poco tempo, ci vuole la condivisione politica. Io credo e confido che questa condivisione a presto arrivi. D'altronde non condivido la proposta ventilata dal ministro Bianchi, dove si dà la responsabilità ai presidenti di commissione. Io credo che sia la politica che si deve assumere la responsabilità di fare le scelte. In questo caso la politica responsabilmente deve decidere quali siano le regole. Ripeto, io confido che ci siano le condizioni per dare questo segnale ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze.